Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Presentato il 28 maggio in Camera di Commercio a Livorno, il marchio di qualità esteso alle carrozzerie. Ne abbiamo parlato innanzitutto con Daniele Cecconi. Senta, questa è la prima, diciamo, o meglio, la seconda messa in atto di questa tutela del consumatore, possiamo chiamarla così, questo marchio, no? Sì, credo che l'abbiano già fatto con un agente immobiliare. L'agente immobiliare, sì, questa è la seconda da parte della Camera di Commercio, per le autoriparazioni, carrozzerie soprattutto. Ecco, dal vostro punto di vista è una cosa che serve, che aiuta? Noi l'abbiamo proposta, come organizzazione l'abbiamo proposta perché ci sembrava da una parte corretto che si faccia trasparenza, si sia la massima trasparenza, la massima legalità nell'ambito del settore. Per un aspetto in particolare, perché spesso c'è contenzioso tra perito delle assicurazioni e carrozzerie sul costo della manodopera. Con questo meccanismo la carrozzeria può inviare il proprio costo della manodopera in Camera di Commercio, che lo può pubblicare sul sito, quindi anche qui rendendo trasparenza e chiarezza rispetto al proprio costo della manodopera, che è individuale perché è sulla base di un calcolo fatto da CNA con l'università attraverso dei parametri che riguardano le attrezzature, gli spazi che ci sono, eccetera. Ma dall'altra anche perché consente di avviare un percorso di massima chiarezza, trasparenza e legalità nel rapporto tra carrozzeria e cittadino, quindi preventivo che viene rilasciato, conto firmato, la fattura, i pezzi di ricambio che sono stati utilizzati, la garanzia poi successiva rispetto a quanto è avvenuto. Questo ovviamente per cercare di minimizzare la concorrenza sleale. In questo senso, quindi, la carrozzeria che dichiara, che poi può essere soggetta da parte di controllo da parte del Canale di Commercio, va verso un percorso di massima legalità. Faccio un esempio: questo percorso c'è anche lo smaltimento dei rifiuti, che ovviamente deve essere fatto secondo le norme, secondo le regole di questo paese, non buttandolo né nei cassonetti o non nei boschi, come qualcun altro fa. Questo ovviamente ha dei costi, però ovviamente si va verso trasparenza, chiarezza e legalità, e quindi si cerca di limitare la concorrenza invece di soggetti che operano fuori dalla legalità. Ecco, la risposta da parte dei carrozzieri? No, ancora sa, non ho molti dati perché è partito recentemente dopo un lungo percorso anche di confronto attraverso le istituzioni, attraverso la Camera di Commercio e attraverso le associazioni. Quindi ha avuto tutti i vari passaggi istituzionali. Oggi siamo alla conferenza stampa che lancia questo prodotto, anche se già sul sito della Camera di Commercio. Non ho elementi per poter dire qual è il tipo di adesione, però credo che rispetto alle aspettative che noi abbiamo dovrebbe esserci un'adesione abbastanza consistente su questo, e credo che poi da Livorno si possa anche pensare di far partire l'iniziativa anche su altre città, in modo da poterlo ripetere. Ebbene, dopo Daniele Cecconi della CNA, ascoltiamo Benedetto Tucci dell'Associazione Consumatori. Come associazione consumatori è un passo importante questo? Sì, le associazioni consumatori svolgono un ruolo di denuncia, ma svolgono anche un ruolo di conciliazione e di mediazione. Quindi quando si instaurano rapporti con l'organizzazione delle imprese, oppure si instaurano protocolli mediati anche dalle istituzioni, come nel caso della Camera di Commercio, noi siamo ben lieti poi di svolgere. Certo, il mercato dell'auto e dell'assicurazione è un problema per tutti, nel senso, da un lato ci sono atteggiamenti nei confronti delle assicurazioni che tendono a affrontare in qualche maniera la situazione. Questo aumenta poi il livello dei premi e quindi poi il consumatore onesto viene penalizzato. È un settore molto difficile, però comunque cerchiamo di essere un elemento di arricchimento della cultura del consumatore e di informazione. Questo marchio può servire? Può servire alle imprese a acquisire consapevolezza che comportarsi bene è un vantaggio. Nel senso, poi alla fine il consumatore è anche il cliente, e quindi se l'impresa acquisisce la consapevolezza che un certo comportamento lineare e trasparente è utile per il consumatore, poi avrà anche più successo sul mercato. Flashpoint.
L'occhio sulla città. Da Radio Flash.